Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Pokémon Spinel, un fangame che ho trovato sulla community inglese e che ho deciso di portarvi quest'oggi come let's play che andrà a coprire il periodo in cui sarò in vacanza. Ragazzi, prima di iniziare con questa serie vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenerla, perché ragazzi, secondo me questo fangame potrebbe davvero essere interessante. Prima di iniziare, una piccola precisazione. In inglese Spinel, in italiano scusatemi, Spinel vuol dire spinello, che non è quello che si fuma, ma è una pietra preziosa. Ci tenevo a dirvelo semplicemente perché quando ho visto il gioco ho detto: come può un gioco così figo avere un nome così demenziale? In realtà c'era un significato dietro. È una sorta di strano meccanismo con la lingua, in sostanza. Non so perché in Italia lo spinello è stato chiamato come il nome di sta pietra. Sta di fatto, ragazzi, che in inglese spinel è la pietra e lo spinello dovrebbe essere tipo reefer, una roba del genere. Ma comunque ragazzi, abbiamo quest'altro video che è apparso dal nulla. Oddio, che bello. Quella era Velia. Quelli erano gli starter. Ok, perfetto. Questa roba qua non c'era prima. Tra l'altro adesso penso che mi riparterà dall'inizio il coso, quindi ok, direi che possiamo... Grazie. Non era mia intenzione, ok. Iniziamo subito, ragazzi. New game. Tra l'altro non so i tasti. Ok, perfetto. Li impareremo insieme. Benvenuto su Pokémon Spinel. Questa demo... this demo version of the game only goes up to the second gym. Ok, perfetto. Il gioco arriva solo alla seconda palestra. Per piacere ricordati di dare un feedback al gioco e a riportare bug che troverai. Sei un ragazzo o una ragazza? Ragazzo, ovviamente. Ragazzi, il personaggio è quello di Nero 2, come vedete anche dalla sidebar. Qual è il tuo nome? Oh, penso che si possa digitare, esatto. E ci chiamiamo Creepy. Madonna, raga, però non... cioè, il font, no. Il tuo nome è Creepy? Sì, signore. Ok, perfetto, eccoci qua. Ok, l'inizio sembra molto simile a quello di Nero 2, però suppongo sia diverso in realtà. Ci sarà un modo per correre? No, le scarpe da corsa me le daranno dopo. Ok, spero che non laghi il gioco in registrazione. Nel caso, raga, mi cercherò di mettere a posto per i prossimi episodi. Ok, eccoci qua, stiamo arrivando dalla madre. Creepy, oggi è il grande giorno, finalmente sei abbastanza vecchio, abbastanza maturo, penso che voglia dire, per prendere il tuo starter. Ora, siccome stai per iniziare il tuo viaggio, dopo che otterrai il tuo Pokémon, ora che inizierai il tuo viaggio, dopo che avrai ottenuto il tuo Pokémon, ho preso dei regali per te. Perfetto, le ho chiamate, raga, le ho chiamate, le running shoes che ci permetteranno di andare in giro per la Hallaros Region. Ora puoi andare a correre al laboratorio del professore, ti sta aspettando, ok, ok, perfetto, è un po' spastica la corsa, tipo, siamo tutti storti. Però va bene lo stesso, madonna, ma che casa, raga, ma che famiglia c'ho, ma che famiglia c'ho, ma che roba. Ok, perfetto, tra l'altro non vorrei dire, ma, cioè, ho 400 camere, sul serio. Ah no, è la camera della madre, incredibile, si sono svegliati. Ok, usciamo, andiamo al laboratorio, raga, non so sinceramente che starter prendere, perché, sinceramente, sesta gen, lo starter forse l'avrò scelto una volta. Ok, quello è quello che io chiamavo Cats da piccolo, ma non per cattiveria, perché era il nome che gli avevo dato senza pensarci troppo. Sveglia, veloce ragazza, lady, no, lady, signora, non ragazza. Quell'altro ragazzino probabilmente si sarà addormentato. Nicholas, porterò gli starter con noi alla città, a Hilatown. Ok, dobbiamo avere un po' di pazienza con loro, lame, cioè nel senso... che si tagliano. Andiamo, che è meglio. Tra l'altro, bellissima la grafica, raga. Mi ricorda forse, oddio, Ethereal Gates, può darsi. Però non penso fosse Ethereal Gates. Un gioco tipo, no, Celestial forse. Celestite, ce l'ho. Raga, non mi veniva il nome. Celestite, secondo me. Oh, la professoressa è andata sul percorso 16, l'abbiamo anche vista, ragazzi. Ok, perfetto, parliamo un po' alla gente a caso. Sono solo un vecchio uomo, grazie, non l'avrei mai detto. Questa qua era la casa di Nicholas, ok, evitiamo di entrarci. Il mondo è così vasto, è fantastico che la nostra regione sia solo una piccola parte di questo grande mosaico. Già, vediamo un po' che questa, ok, le leggende, la Buizel Pokémon leggendario, c'ho il clickbait per questo episodio. Ok, qua ci parlano di Talonflame, probabilmente non riusciremo neanche a ottenere.
Ma... ok, va bene, non ci facciamo domande. Proseguiamo, spero tra l'altro, raga, che vi piaccia la sidebar. Sinceramente mi sembra abbastanza carina, fatemi sapere. Percorso 16, ok. Il lag delle transizioni è spettacolare. Ok, lì ci sono la professoressa e Nicolas. Mi chiedo quanto ci vorrà prima che arrivi l'altro ragazzo. Nicolas, mi... Ping... ah, mi stai ascoltando? Sì, sto ascoltando. Ma... a differenza tua, non mi preoccupo dei problemi degli altri. Voglio solo registrarmi alla Lega Pokémon e così potrò finalmente superare, dice, non so cosa voglia dire, questo terribile posto. Sei sempre stato così... Big of a Pain, penso sia tipo meschino, una roba del genere. Spero che l'altro ragazzo non sia come te, raga. Io sono l'allenatore perfetto e il ragazzo perfetto. Contatta... ok. Ma tipo... no, eh. Non penso che si possano trovare Pokémon. Non penso siano stati così stupidi i creatori, non mi sembra. Ok, tra l'altro entrando nell'erba noto un lag. Questo, raga, è il gioco, non è il mio programma di registrazione per una buona volta, aggiungerei. Ma tipo Pokéball qui intorno non ne abbiamo, strumenti da raccogliere... tipe da rimorchiare, no, non ce ne sono, raga, peccato. Andiamo di sopra, ok, perfetto. Hyla Town, perfetto, siamo arrivati. Oh, sì, buongiorno. Nicolas, calmati per piacere. Sai che cosa c'è? Me ne vado. Potrei trovarmi sul percorso 15 cercando qualche nuovo Pokémon. Se l'altro ragazzo si mostrerà, digli di aspettare qui, in attesa di una lotta. Ok, perfetto, raga, lui è scemo e noi arriviamo, perfetto. Quel ragazzo, ah, chi sei tu? Sei l'altro ragazzo. Svelto, prendi un Pokémon e vai sul percorso 15 e ferma quell'idiota Nicolas. Quell'idiota di Nicolas da uccidersi. Pensa di essere chissà quale allenatore, ma in realtà lui non lo è. Ma se lo batti potrebbe riacquisire un po' di senno, insomma, e potrebbe calmarsi. Ti aspetto a Samiri City. Che starter vuoi prendere? Ok, allora abbiamo Chespin, Froakie e Fennekin. Allora raga, a me Fennekin piace un bordello ma non mi piace Delphox. Io andrei di Greninja sinceramente, a parte che non arriverò a prenderli. Però sinceramente le evoluzioni di Fennekin mi hanno molto deluso, quindi vado di Froakie. Ottengo Froakie, come lo possiamo soprannominare Froakie? Allora è una rana, vediamo un po'. Froakie, Frog. Perché abbiamo già una rana. Però sappiamo tutti che quell'eroe lì è intoccabile. Quindi non posso di certo andarlo a chiamarlo John Frog o robe del genere. Perché raga, lui è l'eroe. Non so come chiamarlo sinceramente. Lo chiamo... ma sì, lo chiamo... sì, penso che ci sia un H da qualche parte nella parola sincro. Che non è qua sicuramente. Synchro, non ne ho idea. Faccio un taglio e vado a controllare, raga. Ok ragazzi, si scriveva Synchro, cioè nel senso così senza H. Perfetto, ovviamente riferimento alla sincronizzazione tra Ash e Greninja. Ora che hai il tuo starter vai verso il percorso 15. Ok, oddio che figo, davvero. Gran roba. No, questa è una gran figata. Questo è bellissimo, questo mi piace un sacco, raga, veramente. Ok, direi che, raga, possiamo avviarci verso il percorso 15 con questo lag che non sta né in cielo né in terra. Ma sapete che c'è? Quasi quasi lo facciamo nel prossimo episodio. Prima di concludere qua andiamo a vedere giù che Pokémon ci sono. Così, a muzzo, giusto per andare a vedere, farci un'idea sui Pokémon che possiamo mettere in team. Vediamo soprattutto se adesso si trovano. Adesso che abbiamo lo starter si trovano, attenzione. Sola. Voglia di spararmi? Ho voglia di spararmi. Proviamo a fare un paio di pound, ma in realtà vorrei anche fuggire. Questo era un critical ignorante. Lui fa Tackle, che pure è stab, quindi mi farà un male cane. Fai Bubble, per piacere, mandiamolo giusto. Ebete, ti prego, che è inguardabile. Ok. Oh, o mi sono già sincronizzato col mio Pokémon senza saperlo ed è diventato fortissimo. Oppure si sta drogando di qualcosa. Allora, come primo episodio, raga, volevo farlo abbastanza corto per vedere anche un po' che cosa ne pensate. Siwaddle, ok, Siwaddle già è un Pokémon che io ho scelto molte volte. Livani sinceramente mi piace molto. Però a parte che per il momento non abbiamo Pokéball, quindi scialla. Faccio un altro incontro, raga, e poi direi che possiamo stoppare. Tra l'altro c'è un taglio in mezzo, devo ricordarmelo di fare. Sennò poi vedete io che sclero per cercare su. Ok, no, perfetto, tutti i tumori in questa zona d'erba. Però vabbè, sti cazzi. Synchro, perfetto, ritorna. Ritorna, ti prego.
Ok, ragazzi, io spero che questa prima parte vi sia piaciuta. Spero che in generale il gioco sia di vostro gradimento. Se così vi invito a lasciare un bel mi piace. Proviamo a raggiungere 300 like per questo inizio di serie. Spero anche che vi siate iscritti al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo. Premete la campanella per ricevere i feed. Passate dai social, lasciate un bel commento facendomi sapere che cosa ne pensate, anche tramite uno scritto che termini. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Video.